Ok ragazzi, siamo arrivati a Burrow Research. Eccolo qua, eccoci qua. Eccoci arrivati! No, non è vero, non siamo arrivati. Sì, è vero, siamo arrivati. Cosa? Piove? La prima volta che piove qua e non c'è più gente. Salviamo ancora questa. Salvo, no, cioè salviamo ancora perché ho salvato anche prima al sentiero del velo bianco. Dai, vediamo di finire questo video di Itea, che si sta scaricando anche il tablet, 35% di batteria. 33, anzi. Ce la può fare, è sempre resistito, quindi ce la possiamo fare. Oddio, adesso il fumo lo vedete, penso. Che è successo, signori? Aspetta, aspetta! No, ho parlato già di prima. Senti, che è successo, profugo ferito? Ma che giudici e giudici sarebbero quei difensori della legge? Sono dei criminali! Aia! Gli imperiali sono ancora nel tempio, ma io non ho avvicinato. Se mi spiace, io devo andare, però. Ho perso di vista la mia famiglia. Spero che siano tutti sani e salvi. Mamma ha cercato di passare con un kiltiano, ma un uomo con una grande armatura l'ha colpita. Mamma è caduta e. Ah, aia! Qualcosa mi dice che c'è un giudice nelle nostre case. Che tragedia! Ragazzi, qui è passato un giudice. I kiltiani hanno cercato di fermarli e così l'imperiale l'ha piccato in fuoco. Ah, se avete visto il scorso episodio avete già intuito di che giudice si tratta. Che è anche il nostro il boss che stavo per andare ad affrontare. Qui è comparso adesso. Sono venuti i giudici imperiali accompagnati da soldati. Tutti quelli che hanno cercato di fermarli uno dopo l'altro sono caduti a terra. Scagliati via, non so cosa dire. La principessa Ash, dovete proteggerla! Allontanatevi presto! Nel tempio ci sono. Tutti ci dicono di andarcene via, però noi non possiamo andarci, dobbiamo andare! Abbiamo cercato di negoziare con l'esercito di Arcadia, ma un giudice ha sguainato la spada e. Oddio, sti giudici, tutti i coglioni sono oggi. Che comportamento crudele! Che mancanza di rispetto per questo luogo sacro! Arcadia osa sfidare perfino gli dèi! Dio, tutti feriti! Non entrate nel tempio, ci sono ancora i giudici! Il granchite sta cercando di farli desistere! I giudici hanno occupato il tempio, tutti coloro che hanno cercato di fermare sono stati uccisi. Spero solo che il granchite sia salvo. Sembrava un demonio, con un colpo solo ha spezzato tante vite. Tutti i feriti al giudice che dobbiamo affrontare. Yuma sono spietati, proprio come immaginavo. Va, coglioni! Ci sono, purtroppo ci sono gli Yuma buoni, però ci sono anche gli Yuma coglioni, tipo quelli che. Dio! Ah! Mi sono dimenticato! Ah, no, aspetta, non potevo fare il Protector Shell adesso con questo. Ah, no, è vero, perché adesso no! Stavo per dire questo stato, mi sono dimenticato di mettere il Protect e lo Shell, però non posso metterli perché. Li metterò adesso. Dio, che strage! Siamo arrivati troppo tardi, mi sa, eh. Siamo arrivati troppo tardi. Our vagrant princess. Swift as your lust for revenge led you to the Sword of Kings. No, l'ha ammazzato. You will surrender it to me. Too late and to their sorrow do those who misplace their trust in gods learn their fate. La cola figura strana. È vero. Ah, vedi. No, the power of manufactured nephesite is the power of man, a weapon forged by his wisdom, who would challenge the gods themselves. A fitting blade for a true dynast king. Wraithwall did but pretend the title, a cur begging Nethersite scraps from his master's table. Questa è un'offesa. Even these
summons her true Dynast King, Vayne Solidor. He shall defy the will of the gods and see the reins of history back in the hands of man. His time is nigh! The new Evilise holds no place for the name Dalmasker. The stain of Wraithwall's blood shall be washed clean from history's weave. C'ha due spadone questo. Ok, eccoci. No, Dio, ci sono due tre giudici normali dietro. Bene, adesso facciamo la roba, ragazzi. Aiuto. Ragazzi, presto. Ragazzi, aiuto. Facciamo fuori sti tre giudicini piccoli. No, dobbiamo fare fuori questi... No, Dio santo, là sta tirando gli idro giganteschi. Qualcuno sta tirando gli idro giganteschi, penso che sia il giudice Berger, che tra l'altro è tutto il boss. No, non è il giudice, sta arrivando adesso. Oh, sono i giudici normali che tirano nubifragio. No, dobbiamo farli fuori adesso, ragazzi. Non è morto? No, ho capito, ok. Allora sono obbligata ad usare veramente l'apoteosi? Questo, ragazzi? No, devo usare l'apoteosi, va bene, aveva ragione la guida! Coda di Fenice! Bene! No! Sbagliato! Questo mi sta facendo secca subito! Basta, bene ragazzi, questi qui sono un po' forti, quindi va bene, ci diamo dentro di apoteosi, ragazzi. Ci diamo dentro apoteosi, il busto tetro. Vai, sul giudice. Vediamo di fare. Dai. Adesso faccio tutte le combo che posso. L'ultima volta ero arrivato a 9 colpi, non so neanche quanto ho fatto, ma no, avevo fatto tanto. Quindi ci diamo dentro e arriviamo fino a 20. Top. Prodigio cosmico, questa è mannaia dell'orso. Io le faccio, i nomi si leggono lì sotto, quindi sto zitto, adesso vedo di farne il più possibile. Esplosione fulgida, madonna. Ah, ma questa è la 3D. Oh, oddio. Sto boss è difficile. Mi ha fatto fuori in un colpo, va dire. Ok. Stiamo usando le cose più potenti praticamente. Ah, comunque ragazzi, la prima volta che ve l'ho fatta vedere, le apoteosi è stato contro Vossler, non contro il drago. Vai! Ma lo ammazziamo di botte! Vai! Dio santo, che brutto momento, bruttissimo! Sette colpi. Otto colpi. Siamo arrivati a quello di ieri, ragazzi. Siamo arrivati a 9, adesso a 10. Dai, più colpi si fanno, meglio è. Dai. Oddio, che veloce che è la barra del tempo. Oh, se la passione mi salta fuori subito, non... Vai.
Dio, quanto è veloce! Avete visto la daga lì sotto? Siamo a 12 colpi! No, ragazzi, se qui non va, questo è un game over. No, tempo scaduto! Vaffan bene! Vediamo il cerchio che abbiamo fatto, la magia che abbiamo fatto. Siderazione! Ah, l'elettricità questa! I giudici normali sono morti, cioè, madonna. Ho fatto siderazione a tutti quanti. Ce l'ho fatta! Ce l'ho fatta, pensavo non bastasse. Ma muori! Oh, è morto. Sì. Catena di apoteosi, sa sto tiso. He set his very bones about with manufactured netherite. The Grand Celtius? Wait, what about Larsa? Gone, spirited away by Judge Gobrant. You okay? So he was here. As for our young lordling, he went along to avoid trouble, you see, but Judge Bergen had other ideas. He flew into a rage and I was left to fend for myself. Si vede che sono uscito dalle furie. Che è andato? To take you back with me to Rosaria. So that you can protect me? I would lay down my life at a single word to be sure, but I harbor no maundering delusions of valiant grandeur. Vain has our war pavilion jumping at shadows. They favor a preemptive strike, but you will convince them otherwise. You will see that they do not start this war. This I cannot do. Forgive me, but my errand here is not yet done. I must wield the Sword of Kings, and with it bring an end to the Dusk Shard. This stone, do you even know what it is? I can venture a guess. The Draclaw Laboratory in Arcades. The Empire's weapons research begins and ends there. How soon do we leave? At once. As for matters in Rosaria, I bid you luck. So you would leave each to fend for his own. Let us hope that you are not disappointed. Ecco. Ah, that's right. Larsa left a message. The differences between our two lands will fade before the shared dream of men. My leave, I take. Confronta quello che ho fatto l'altra volta. Qua ci abbiamo fatto di tutto. Abbiamo sconfitto 3 boss. Abbiamo avuto la spada dei re. Abbiamo fatto un dungeon lunghissimo. È stato un casino. Bene ragazzi, dopo questo lungo video di Itea, che è andato a completare quello dell'altra volta, direi che possiamo concludere quel video, quando finisce il filmato ovviamente. How do you propose we reach Arcades? Allora, vediamo i nostri prossimi destinazioni. And their navy will see that the coast is watched as well. No, we go afoot. We'll cross into Arcadia in the Salica Wood. We can reach the wood any number of ways, but the easiest is to head north from Nalbana. There is a hunter's camp just beyond the Salica Wood. The camp sits within Arcadia's borders, so Imperial patrols there should be sparse. Getting that far should be half the fun. Let's be sure we go prepared. Insomma, ci aspettano ben 5 dungeon da fare prima di Arcadia. Sono, ve li dico io.
I monti Mosfoe, Bosco di Salica, la costa Fon, c'è scritto PHON, penso che si dica Fon. la patria di Kita, il palazzo di Soken. E poi si va, e poi si arriva alla vecchia Arcadia e da lì alla Arcadia. Normale. Parliamo un po' con i Kiltiani prima. Boh, mi sense il lutto per scomparsa di Kita sarà Stasi. Chi potrà prendere il suo posto? La nostra sopravvivenza è minacciata. Non possiamo più andare alla sala della sapienza. Figlio di Uma, desideri più potenza? Capisco, ma guarda la misera Fedi che è stato distrutto dalla propria forza. Un despota, avido di potere, fu punito dai dei. La sua anima è imprigionata dai tempi di Miriam. Prendi questa pietra e vai incontro alle tenebre. Hai ottenuto la magilite della condanna. Che utilizzeremo quando saremo arrivati alla fine del... praticamente alla fine del gioco, perché il despota di cui parla è un esper. Ma grazie a questo esper ho imparato la lezione che bisogna livellare. E quindi, perché per farvi capire, è a livello 51. E io non ho tanta voglia, e adesso vi fa voglia. I Varus. La morte dei Garchiti è stata stessa gettata dai fedeli nel più cupo sconforto. Questa pioggia sembra testimoniarlo. Tornerà mai il sole? Beh, qui ormai, ragazzi, ogni volta che verremo ci sarà sempre la pioggia. Sempre, sempre. Quindi, cioè, non penso. Comunque, quel despota là, ragazzi, mi ha fatto imparare la lezione che in questo gioco per andare avanti bisogna livellare. Quindi è per questo che livello sempre 5 livelli in più. Adesso ormai. Verde Kedis, andare a piedi è uno spreco di tempo. Puoi noleggiare un ciocobo o usare il telecristallo. Sì, se avessi avuto i telecristalli là, dovrei avere un telecristallo là per voi. Dovrei aver già toccato un telecristallo là. Hai l'aria di conoscere molte tecniche, ma lo sai che l'ora già azione dipende dalle armi che usi? Ah, ma è quello dell'altra volta questo, via, via, via. Basta. Siamo a 38 minuti e questo è tipo il... 1, 2... No, questo è il terzo video del video di Itea. Quindi... Madonna, ragazzi, siamo... Oggi abbiamo fatto tanto. Tanto! L'iniezione per ieri ha causato gravidare. Dobbiamo fare il nostro meglio per ottenere superstiti. Voglio riparare con tanta gente. Non c'è nessuno che possa spegnere gli incendi, le case continuano a bruciare lentamente, è una pena stare a guardare impotenti. Ho lasciato il villaggio per conoscere i modi di Yuma, ma ho trovato solo debolezza e crudeltà. Emily, non dire così, se pensi che di Yuma siamo deboli, allora aiutaci. Con la perdita della protezione dei Garchiti sarà stato un terribile drago minaccia pure omicess. Pensa alle vittime innocenti. Terribile dialogo, dovrebbe essere sempre Fafnir che sta nelle gole. Mamma, guarisci presto. Appena guarisco me ne vado, non voglio più stare in questo posto. Hai presente lo status alterato virus? Ogni volta che subisci dei danni i P massimi scendono. Terribile, no? Se non ti curi subito posso scendere addirittura a 1. Il mondo è pieno di pericoli, fa attenzione, penso che il virus sia crisi. Vorrei scappare a Malaste, ma dovrei attraversare la vasta delle vie. Otsmone e Giza, è un viaggio oltre le mie forze. Bene, ragazzi, dopo questo video di Itea bello lungo, che appunto ha completato il video di Itea l'altra volta, Skylanders, la prossima volta, cioè, tranquilli. Quindi, ragazzi, per i suoi video, i video di sopra, se ti piace, ricordatevi di iscrivervi al canale se volete continuare a seguire il video. E noi ci vediamo alla prossima! Questa musica dà una tristezza però incredibile.